Stai lì. No, no, sono 2 giorni che sto vagando in questo maledetto deserto, 2 giorni, 100 chilometri mi hai fatto fare, adesso mi siedo e aspetto qui. Hai voluto partire prima. La solita ansiosa. E adesso siamo qui, noi due, da soli. Ma tu sei contenta, no? Così abbiamo tempo per stare un po' insieme, non lo facciamo mai. Oh! Marsi 66. Dove eravamo noi nel 66? Boh. No, che non te l'accendo un fuoco romanticona. È pericoloso. Ci vedono. Predoni. Briganti. Assassini. Cosa? Ah, è colpa mia. No, dico adesso è colpa mia se sei ridotta così. Che cosa ti avevo detto? Eh? Che cosa ti avevo detto? Guarda che me lo ricordo bene. Era il tuo compleanno. 30 anni avevi. Una bambina. Mi rifaccio naso e zigomi, che mi dici? Tanto per cominciare. Oh, ma quanti soldi? Ma quanti soldi mi sei costato? Eh? Io ho fatto la scelta furba. Io per la tua stessa cifra ho cambiato quasi tutto. Vabbè, d'altronde mica potevo morire così. Come tutti. Ho cominciato con le parti più importanti. Cuore, polmoni. E poi le gambe. Le braccia, biopolimeri contrattili, su di un'ossatura in lega leggerissima. La pelle è mia, ma mica quella originale. Questa qui è arricchita, piena di collageni, acidi ialuronici. La chirurgia estetica, cara la mia mogliettina, era finita da un pezzo. Tutti sti volti gonfi, inespressivi, questi sguardi che parevano di lucertola. La bionica estetica, quella era il futuro. Ed eccomi qua, sono un ragazzino da quasi 3 secoli. Ha, ho, ho, ha, qua. Quasi. E tu te ne stai lì accrocchiata dentro quella cece infernale. E tanto ci starai se non troviamo qualche trafficante disposto a venderci un bel colpicino bionico dove infilarti. Accrocchio. Però ti ricordi com'era qui? Là c'era la nostra villa col parco, coi cavalli, la piscina olimpionica. Bellissima. E guarda adesso. Sabbia. Dune. Qua sotto devono esserci ancora i viali, le case. Però adesso là in fondo si vede il mare.
Ti piaceva venire qui, eh? Ci passavamo tutte le estati. Cos'era? La Costa Azzurra di una volta. Ma se quelli non arrivano, dobbiamo prepararci per la notte. Ecco. Cosa ti preparo per cena, tesoro? Lo sai cosa pensavo? Una volta che ti rimetto a posto, potremmo anche sistemarci qui. Io non ho voglia di infilarmi in una di quelle città, sopra il 30° parallelo, da Londra in su, gonfiate dall'immigrazione climatica. Tanto non abbiamo bisogno di niente, io te. Potremmo vendere acqua, rottami, pezzi di ricambio, come fanno i mercanti delle oasi. Anzi, ci compriamo un'oasi tutta per noi. Ci rimettiamo in affari, io e te. Ma tu vuoi fare la signora, eh? Vuoi fare la bella vita? Oh, guarda che io per tenerti dentro quella geggia tutti questi anni ho speso quasi tutto. Ho lavorato come un mulo soltanto per pagare l'energia che serve per tenere acceso quel coso. Con quello che costa l'energia di questi tempi. Ma io gli affari li so fare. Sono sveglio io. Opportunità. Ecco, ci sono ancora un sacco di opportunità. C'è la crisi climatica. La terra si scalda. E allora? Il polo si scioglie. Meglio, diventa navigabile. Per anni ho trasportato vino scozzese. Il migliore, si intende. Ai miliardari russi. Su di un battellino a vapore che Dio solo sa come facesse a navigare in quelle acque piene di correnti sconosciute, imprevedibili. Ma d'altronde non erano mai state mare. Il mare. Il mare si alza, sommerge le coste, milioni di persone senza casa. Io che lo so, e ho tempo da aspettare. Ho comprato tanti bei terreni agricoli per 2 soldi. Tanti e un pochino più all'interno. Ho terre abbandonate che non coltivava più nessuno. E d'altronde non pioveva più. E le ho rivendute a peso d'oro quando la gente è scappata dalle coste sommerse. A Ferrara come ai Caraibi. Ti ricordi invece come eravamo noi agli inizi? Te la ricordi la nostra prima casa? 2 locali microscopici appena fuori città. Beh, d'altronde giusto quello potevamo permetterci col mio primo lavoro in fabbrica. Che anno era? 66. 1966. E poi c'era la 600, la nostra prima macchina, ti ricordi? Color latte verde, con i sedili in finta pelle che si appiccicavano d'estate, e le portiere che s'aprivano contro vento. Beh, però andava, Faceva 6 chilometri con 1 litro. Dopo 10 anni, la fabbrica era in mano mia. E lì ci ho fatto i miliardi, veramente. La 600 era diventata piccolissima, e con lei anche la casa, e allora via, macchina sempre più grande, casa sempre più prestigiosa, fino ad arrivare alla villa in Costa Azzurra, con il parco, coi cavalli, e la piscina olimpionica, bellissima. Stavamo bene, e più pretendavamo e consumavamo. Nel 2010 un italiano si mangiava 3 volte l'energia che consumava nel 66 ed eravamo pure bravi. Uno statunitense se ne mangiava 6 volte tanto. E un etiope? Quasi niente.
nel 2010 c'erano 7 miliardi di persone sulla Terra. Ci sarebbero state risorse ed energia sufficienti per tutti. Sì, ma bisognava distribuirle equamente. Un'idea un po' fortina. Nel 2010 tutti, ma proprio tutti, avrebbero potuto vivere come un francese o un inglese degli anni 60. E non si stava mica male nei paesi ricchi degli anni 60. I mitici anni 60. All I need is one, all I need is one. Dancing in the phone, dancing in the phone. Non lo so l'inglese. Non l'ho mai imparato. Sono 3 secoli che vago per questa terra e non ho mai trovato un'anima che mi insegnasse inglese. Te lo sai. E allora dai, canta te. Dai, canta! Cosa è vergogna? Ma se siamo nel deserto non c'è un'anima. Comunque, distribuendo le risorse equamente, nessuno avrebbe potuto avere di più. Anche molto di più. In un sistema fatto di risorse limitate, come questo pianetino qui. Se qualcuno vuole mangiare di più, qualcun altro deve fare la fame, per forza. Nel 2010 avevamo una macchina bella grossa, te la ricordi? Quella bestia con i sedili in pelle, vera stavolta, grande come 3 macchine. Faceva 6 chilometri con 1 litro. Come la vecchia 600. Che risate. Negli Stati Uniti le automobili erano tutte così. Che spreco meraviglioso. 50 anni di progresso tecnologico buttati nel cesso. L'uomo è andato per la prima volta sulla Luna con computer grandi come camion, con la capacità di calcolo di un telefono cellulare. E 50 anni dopo intasava le strade delle sue città con questi mostri famelici, ma con in tasca dei computer potentissimi, grandi come delle agendine. Ma quei macchinoni lì servivano per misurare la ricchezza personale. Quella delle nazioni, invece, di ricchezza, la misurava il PIL. Te lo sai che cos'è il PIL? È il prodotto interno lordo. Ma no, testa, ma cosa c'entra l'intestino? Il prodotto interno lordo dà la misura di quello che consuma una nazione. Il PIL misura tutto. Tutto tranne quello che rende una vita degna d'essere vissuta. Chi l'ha detto? Kennedy, bestia, Bob Kennedy. Ma chi se ne frega, tanto contano le quantità. Ecco, è così quei tempi si diceva. Più un paese consuma, più spende e più è felice. E più è felice. Ma se lo sanno anche i bambini, che se mangi più di quello che hai alla fine resti a secco. Ma sì, dai, la verità è che meglio si sta e più si butta via. E dai, che cosa c'è di meglio che sprecare per dimostrare a se stessi e agli altri di stare bene? Il risparmio, roba vecchia, superata. Infatti non ho ancora capito perché ti tengo io. Beh, che non saprei dove buttarti. Cosa sei poi? Ferro? Vetro? Umido? Il risparmio. Il residuo di una civiltà contadina che faceva la fame. A partire dalla metà degli anni 50, però, tutto cambia. L'Italia si trasforma. Io ero un bimbetto. Da paese poverello di impostazione agricola a potenza industriale al pari delle grandi. E via, un fiume di accessori, articoli, usa e getta invade le case degli italiani. Oggetti concepiti per essere comprati, buttati e ricomprati, mai riparati. No, infatti costava molto meno ricomprare che riparare. Pensa quanta roba hai buttato via tu in una vita. Quella da viva, intendo. Beh, ci potevano campare 10 famiglie. Asciugacapelli, arricciacapelli, allisciacapelli, depilatore, epilatore a luce pulsata, lampada abbronzante, lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie, stiratrice, affettatrice, forma a microonde, piastra di doppia resistenza, televisore a plasma, televisore LCD, computer portatile, computer fisso, telefonino palmare, lampadina con i
colori a seconda del tuo umore, è un orologino elettronico cinese che ti dice l'ora fa il verso del gallo, ti controlla le funzioni organiche e ti dice anche quando è l'ora di andare a cagare. Ah no, quello l'ho comprato io. No. Tu lo odiavi. Beh, non te l'ho mai detto, ma quell'orologino lì mi faceva una paura del diavolo. Ho sempre pensato che quell'oggetto elettronico, infallibile, implacabile, concepito per essere perfetto e prevedibile, potesse manifestare un giorno un'umana incertezza, un dubbio. Tu sei un cervello in bottiglia. Sei un'anima intrappolata dentro un meccanismo. Dai, dimmi il tuo forse. Manifestami la tua incertezza. Almeno un dubbio. Ma com'è stato? Ma com'è stato possibile questo scempio? La manodopera nei paesi poveri costava poco, l'energia costava poco, il petrolio, il gas, ancora di più il carbone costavano poco. Tutti si erano abituati a considerare queste risorse come ovvie, scontate. Il mondo era cresciuto nell'illusione che il petrolio sarebbe stato per sempre e a buon mercato. Per sempre e a buon mercato. E allora via, periferie cresciute velocemente a misura d'automobile, chilometri di tangenziale a quattro corsie, parcheggi oceanici costruiti intorno a centri commerciali grandi come isole, due automobili per famiglia, incentivi statali per rottamare e recuperare, agricoltura concepita a misura di macchina, palazzoni senza finestre con la respirazione condizionata, porzioni intere di continenti adibiti alla produzione di proteine animali, alimenti impacchettati dentro a metri di plastica e coltivati a migliaia di chilometri di distanza, aglio cinese, fagioli egiziani, limoni sudafricani, arance cilene. Anche gli alimenti più comuni attraversavano gli oceani su enormi cargo per arrivare sulle tavole degli europei che li avevano coltivati per secoli. Ma ti ricordi come ti piacevano le fragole a Natale? Quei bei fragoloni acquosi, grossi come mele. Beh, infatti non sapevano di fragole. Beh, della verità, non sapevano neanche di mele, ecco. Beh, non sapevano di niente, ecco. Ecco, quei fragoloni lì costavano fiumi di petrolio e tonnellate di anidride carbonica sparate nell'atmosfera. Quanto è grande una tonnellata di gas? Una tonnellata di anidride carbonica sta dentro una piscina olimpionica. E una piscina olimpionica è bella grande, eh? Io e te ne sappiamo. Ecco, a partire dall'inizio della rivoluzione industriale, nel 1850 circa, l'uomo ne ha sparate nell'atmosfera di queste piscine 1800 miliardi. 1800 miliardi di tonnellate di anidride carbonica. Beh, con lei è cresciuta anche la temperatura, perché quello è un gas serra. Trattiene un pochino del calore proveniente dal sole dentro l'atmosfera, che si scalda. Poi però il petrolio è finito. Mica subito, piano.
piano, con calma. Prima i prezzi sono saliti alle stelle. Per un po', soltanto chi aveva questi poteva girare in macchina. Poi verso il 2100 però è finito, perlomeno quello convenzionale. E si è iniziato a tirare su il petrolio pesante, quello bituminoso, mescolato alle sabbie in fondo agli oceani, a grandi profondità. Ma dopo 40 anni è finito anche quello. All'inizio di questo millennio, l'85% dell'energia utilizzata dagli esseri umani proveniva da fonti fossili. Carbone, gas e petrolio. 85 milioni di barili al giorno. Te lo sai quanto è un barile? Nah. Pochissimi i paesi consumatori, produttori, anzi, moltissimi quelli consumatori. Inevitabile qualche tensione e anche qualche guerrettina, va detta. Che gli Stati Uniti erano il terzo paese produttore, ma erano costretti a comprare altro petrolio, altra energia per soddisfare il fabbisogno nazionale. L'Italia poi acquistava praticamente tutto il gas e il petrolio di cui aveva bisogno. Allora come fare? Come fare a soddisfare la fame di energia di un'umanità sempre più vorace con le risorse in calo? E sì, perché non c'erano soltanto Stati Uniti ed Europa a contendersi la fetta più grossa dell'energia. A partire dalla fine dello scorso millennio, anche India e Cina crebbero enormemente. E anche loro pretesero, ma come biasimarli, la loro fettina di benessere occidentale. Non c'eri mica soltanto tu a voler girare in automobile e a pretendere la bistecchina nel piatto ogni giorno, lo sapevi, no? E allora come fare? Come fare a dare energia a tutti? E intanto magari abbassare le emissioni di anidride carbonica. L'umanità era di fronte a un bivio. O cercare di consumare tutti meno e sviluppare seriamente fonti di energia alternativa. Oppure andare avanti a spremere la terra, sfruttare le risorse fino a... Oh, eccoli. Finalmente si fanno vivi. Non mi raccomando, tu lascia parlare a me. Quella lì è gente del deserto. È dura come la terra che abita. E si sparano! I predoni! I predoni! Quelli ammazzano! I predoni! Vieni qua tu, non devono vederci! I predoni ci fanno a pezzi, ci ammazzano! Anzi no, a noi due non ci ammazzano! A me li smontano pezzo per pezzo! E la tua capoccia di latta sta lì a guardare! Ne vanno. I predoni vogliono le armi. Se mi prendono, la prima cosa che fanno è portarmi via questa qui, è la mia ghiandolina nucleare, la mia pletatrotina.
Antonio. È grazie a lei che sono arrivato fino a qui. Tum-tum. 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 È quella che mi terrà in vita altri 200 anni, se non la cambio. Se non la cambio. Sì. Sì, la tua è più bella, certo. Il combustibile nucleare. Pesante! Sì, il combustibile nucleare è l'uranio, un metallo, roba pesante. Sulla Terra ce n'è parecchio, ma è molto sparso. Una tonnellata di roccia ne contiene circa 3 grammi. Quindi per produrre uranio a una cifra ragionevole occorre cercare i minerali che ne sono più ricchi, che ne contengono fino a mezzo chilo per tonnellata. Ma in Europa di questi minerali non ce n'è. E quindi chi parlava di indipendenza energetica europea grazie al nucleare sbagliava già in partenza. E poi che farne delle scorie? Migliaia di tonnellate di scorie radioattive. Una centrale di media grandezza ne smaltiva 30 tonnellate l'anno all'incirca. Pure tu vedi. Pure tu in un certo senso sei un rifiuto nucleare. Cosa devo fare io con te? Dove ti devo mettere? I rifiuti nucleari come te e come me contengono uranio esausto e un pochino di plutonio. Il plutonio. Il plutonio. Il plutonio. Il plutonio. Il plutonio. Il plutonio. Che nome buffo! Quasi da fumetto! Per la sostanza più letale che l'uomo abbia mai inventato. Basta inalarne un milionesimo di grammo per scatenare un cancro ai polmoni. Se consideriamo che dall'inizio dell'era atomica ne sono state sparpagliate per la Terra 2500 tonnellate, vale circa 2 milioni di dosi letali per ogni essere vivente. E allora che farne? Che farne di queste montagne di scorie radioattive che restano pericolose per secoli? Dove metterle? Sottoterra. Ma sì, sottoterra! Ma perché non ci abbiamo pensato subito? Sottoterra! Ma certo, come la polvere sotto i tappeti! Tanto i depositi nucleari sono ultra sicuri. Almeno così dicevano i sostenitori del nucleare. E poteva anche darsi, ma... Ma con che diritto a scaricare sulle generazioni future la responsabilità della gestione di rifiuti così pericolosi? Piuttosto che niente, in molti tornarono ad un uso massiccio del carbone. Costava poco, si poteva trasformare in energia elettrica e con le dovute lavorazioni anche in petrolio e benzina. E le fonti rinnovabili? Dove erano le fonti rinnovabili? Quelle che ci sono sempre e non si esauriscono mai. Dov'erano? Dov'era il fotovoltaico? Del sole, il vento, l'acqua, il geotermico della terra. Più che altro, coreografiche. Poteva essere diverso. Poteva essere meglio, bastava
Bastava scegliere l'altra strada. E però è andata così. A guardarsi intorno adesso e vedere com'è e pensare come poteva essere fa impressione. Il sole inonda la terra con una quantità di energia spaventosa. In un'ora ci rovescia addosso l'energia che basterebbe all'umanità per un anno intero. Si poteva imparare a catturarla, questa energia, conservarla, farci andare le cose. E il vento, che per un po' è stato così promettente. Niente. Di più, più grosso, più veloce. Queste erano le leggi a cui obbediva un'umanità in corsa verso un benessere straripante di consumi esagerati. Ah, il consumatore. Ma nessuno si è mai indignato per questa parola. Un consumatore è una roba primordiale. È un tubo digerente che ingoia, digerisce e caca. Un consumatore è una pancia senza cervello e la pancia è cieca, è ignorante, è ingorda. Ma il cervello che sta sopra, lui no. Il cervello ha il dovere di informarsi, ragionare, fare le scelte giuste. Il cervello ha il dovere di limitare l'egoismo della pancia. Quando io ero piccolo, consumare significava logorare, usare fino in fondo, finire. Consumare era una conseguenza, non era una scelta. E invece l'umanità ha coltivato l'egoismo. Rio, Kyoto, Copenaghen, vertici saltati, accordi falliti. C'è sempre stato qualche paese che no. Noi no, noi dobbiamo conservare i nostri privilegi, noi dobbiamo andare avanti a crescere indefinitamente. Ma sì, quelli litigavano e io facevo i miliardi. Ma sì, lo sapevano tutti che il petrolio non si rigenera, lo sapevano tutti che gli uccelli, i pesci, le foreste rispondono ai ritmi della natura, non ai capricci dell'uomo. Lo sapevano tutti che gli oceani, l'atmosfera, non sono discariche infinite. Però niente, è giù a bruciare, tagliare, estrarre. Nessuno ha saputo fermarsi in tempo e dire va bene, così mi basta. Eccoli che tornano. Stavolta ci fanno a pezzi veramente. Venite a liberarmi.